grande successo di pubblico per la Fiera dell'Annunziata. Molti visitatori che nelle due giornate di sabato e domenica hanno potuto ammirare un'intera città vestita a festa per questo grande evento. Il percorso itinerante partiva da Viale Martiri, dove erano presenti gli operatori del settore agricolo e gli espositori di vario genere, tra i quali molti prodotti per la lavorazione della terra. Proseguendo verso Piazza San Giovanni era presente al gran completo la nuova Proloco di Frazione Devesi, che con il loro stand gastronomico hanno preparato il tradizionale pranzo contadino. Nelle vie limitrofe, che portano verso Piazza Vittime dell'Ipca, presenza di molte bancarelle di prodotti tipici piemontesi e non. Entrando in piazza, lo scenario per grandi e piccini si apriva sulla presenza, oltre che dei venditori di macchine agricole, anche del bestiame e di immancabili pony per far fare un giretto ai bambini. Presenza importante del distaccamento dei Vigili del Fuoco di San Maurizio Canavese, la cui associazione ha impegnato i piccini con il tradizionale pompieropoli, un percorso loro dedicato con indosso il caschetto del pompiere. Molto soddisfatto l'assessore all'agricoltura Aldo Buratto.